a scuola di TV con canale 74. Bentrovati con l'informazione di canale 74. Vediamo le notizie di oggi. Alla scoperta di Città di Pozzallo, terrazza che si affaccia sul mare, azzurro delle spiagge dorate, dove trascorrere fantastiche vacanze. Sentiamo. Pozzallo è una località marinara in provincia di Ragusa di quasi 20.000 abitanti, dotata di spiagge pulite e attrezzate, di mare limpido e di servizi turistici, tanto da meritarsi prestigiosi riconoscimenti che premiano le migliori località costiere, e cioè la bandiera blu per la qualità del mare e dei servizi e la bandiera verde per le spiagge a misura di bambino. Pozzallo presenta un'offerta turistica per tutte le età, oltre alle soleggiate giornate di mare, di cui si può godere da maggio a ottobre inoltrato, grazie al perdurare del clima mite. La sera il centro si anima con i suoi bar e negozi. Passeggiando piacevolmente dal lungomare Pietre Nere, si arriva fino alla piazza Rimembranza, sulla quale si affacciano antichi palazzi nobiliari, Palazzo Musso, Palazzo Giunta e Palazzo Pandolfi. Ora ci piace. Nel centro di Pozzallo, tra la Torre Cabrera e la spiaggia Raganzino, si trova la Valata, zona costiera chiamata così perché gli scogli sono piatti, levigati dal mare e dalle persone. Da sempre la Valata attira i ragazzi che si tuffano dagli scogli e nelle pause pescano con retini di fortuna piccoli pesci che si trovano nelle conche. Da qualche anno alla Valata si vedono sempre più turisti che apprezzano gli scogli, i fondali ricchi di pesci e meno confusione rispetto alla spiaggia per chi ama il silenzio e la tranquillità. Inoltre, parchi giochi per i più piccoli, piste ciclabiche, spettacoli all'aperto e senso di ospitalità dei suoi abitanti completano l'offerta turistica pozzallese per trascorrere una bellissima vacanza in questo angolo di Sicilia. Pozzallo, paese marinaro, ricorda l'illustre Giorgio La Pira in occasione del suo 40° anniversario della morte. Sentiamo. Il paese marinaro, in occasione del 40° anniversario della morte, ricorda il suo illustre figlio. Giorno 24, 25 e 26 novembre, la città di Pozzallo ha commemorato Giorgio La Pira attraverso 3 giorni di manifestazione, in cui i protagonisti sono stati anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo Rogasi, che hanno svolto il ruolo di apprendisti ciceroni.
Gli alunni, attraverso una breve passeggiata, cioè i percorsi labirani, hanno guidato i visitatori nei vari siti che ricordano le tappe della vita di Lapira. Il percorso ha avuto come punto di partenza il Palazzo di Città, per poi proseguire verso la Chiesa Madre, Madonna del Rosario, dove il Sindaco Santo venne battezzato, quindi la casa natale di Via Giulia e quella dove trascorse l'infanzia in Via Ariosto. Anche la scuola Pandolfi è stata una tappa importante. Lì, infatti, Lapira frequentò la scuola primaria. Le ultime ma altrettanto significative tappe sono state la Casa della Memoria e la Scuola Rogasi, dove è stata allestita una mostra fotografica. Il percorso si è concluso presso il Palazzo di Città, dove gli alunni hanno rappresentato il periodo in cui Lapira era sindaco di Firenze. I giovani alunni hanno svolto il loro ruolo con impegno ed entusiasmo ed è stata un'opportunità per conoscere, approfondire ed amare il nostro caro illustre concittadino. Il viaggio della speranza approdano al porto di Pozzallo, uomini, donne e bambini con il sogno di avere una vita migliore. Dettagli nel servizio. Tra tanti avvenimenti che hanno caratterizzato la storia, uno dei più importanti sicuramente è l'immigrazione. Fino alla preistoria, l'uomo si spostava da un territorio all'altro in cerca di cibo e di posti accoglienti dove vivere. Negli ultimi decenni l'immigrazione è notevolmente aumentata in Italia, in particolare nelle coste siciliane, dove quasi ogni giorno sbarcano extracomunitari in cerca di speranza e fortuna. Il centro accoglienza di Pozzallo per immigranti è classificato come centro di primo soccorso ed accoglienza e insieme a quello di Lampedusa è allestito per accogliere gli stranieri che ricevono le prime cure necessarie. Inoltre vengono fotosegnalati e dopo vari accertamenti vengono smistati verso altri centri distribuiti in Italia. Lo Stato, in collaborazione con altri paesi europei, si impegna a far funzionare la macchina dell'integrazione legando diritti e doveri che comprendono la conoscenza e il rispetto dei nostri valori a partire della parità dei sessi. Anche l'Istituto Rogasi è impegnato nell'integrazione di ragazzi sbarcati, alcuni dei quali non accompagnati. Eccellente il loro inserimento nelle classi con i compagni e gli insegnanti. Lo sport per crescere sani è in gruppo. Nascono piccoli atleti nelle palestre di Pozzallo. Lo sport è considerato, soprattutto dai giovani, come una disciplina molto importante per lo sviluppo e la crescita. Praticare uno sport prepara un ragazzo ad essere autonomo, responsabile, a sviluppare il pensiero, la creatività e la capacità decisionale. Lo sport insegna a gestire il proprio tempo, a misurarsi con i propri limiti e a fornire una buona autostima. Esso insegna a vivere in un gruppo, a rispettare delle regole e ad avere fiducia nell'altro, a rispettare il prossimo. Uno dei principali motivi dei giovani nel fare sport è il desiderio di vivere e di raggiungere obiettivi, sentendosi parte di un gruppo. E quando parliamo di sport, di squadra, non possono non menzionarsi la squadra di pallavolo, quella di calcio e quella di basket, che danno lustro alla città di Pozzallo. In modo particolare si distingue la pallavolo maschile, che ha ottenuto dei risultati veramente ammirevoli, guidata dalla professionalità e dall'esperienza del mister prefetto. In vertice alla classifica di Serie B, l'Hering Gabbiano, sempre carica della voglia di vincere, si appresta ad affrontare una sfida importante, la cui vittoria la porterà in vetta alla classifica. Importanti e lodevoli anche i risultati conseguiti dalla SD New Pozzallo e dalla SD Azzurro Basket Pozzallo. Ma non dimentichiamoci che anche i traguardi raggiunti da uno sport individuale come il judo, che vanta Pozzallo di una scuola molto rinomata, gestita dalla maestra Oriana Serra e dai suoi collaboratori.
Il Judo Club Ushijima ha tra le sue file atleti che gareggiano a livello nazionale ed un'associazione il cui fine è quello di promuovere le arti marziali. Il prossimo 18 marzo, presso il Parasport di Messina, la maestra Serra farà gareggiare i suoi atleti che si appresteranno a svolgere la prima tappa del Criterium Giovanissimi, che a fine anno stilerà la classifica dei top 100 dei migliori judoka di tutta la regione, tra questi alcuni alunni della primaria Pandolfi di Pozzallo. Ora passiamo alla politica. Giovani cittadini auspicano che i risultati raggiunti con le elezioni del 4 marzo 2018 portino cambiamenti positivi nel loro percorso di vita. Il 4 marzo 2018, anche nella città di Pozzallo, le elezioni politiche 2018 per scegliere il nuovo Parlamento della Camera e del Senato. I risultati di Pozzallo hanno rispecchiato quello che è accaduto in tutta Italia. Infatti l'affluenza alle urne è stata del 61,92%. Il partito che è uscito vincitore con il maggior numero di voti, circa 5.000, è stato il Movimento 5 Stelle. Questo risultato è stato completamente diverso rispetto alle amministrative di giugno scorso e delle regionali del mese di novembre 2017. Una vera novità per tutto il paese. I giovani credono nei cambiamenti e auspicano un futuro ricco di lavoro e di pace. La responsabilità di istruire ed educare le giovani generazioni ha condotto la scuola a soffermarsi sull'importanza che ha oggi l'educazione alimentare. Sentiamo cosa si propone a tal proposito l'Istituto Rogasi di Pozzallo. I ragazzi dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Rogasi hanno partecipato al progetto Mangiar Sano. Ad ottobre i ragazzi delle quarte si sono recati al mercatino chilometro zero per osservare alcuni prodotti genuini coltivati nelle campagne del territorio. Il loro percorso è iniziato dal mercatino e da lì hanno imparato a mangiare sano. Le maestre, appena arrivate in classe, hanno fatto degustare la frutta comprata al mercatino. Quest'anno nella scuola arrivano due volte la settimana frutta e ortaggi che vengono consumati durante il momento della ricreazione. Grazie alle letture, ai filmati attraverso la LIM, agli incontri con nutrizionisti e biologi, i ragazzi stanno acquisendo uno stile di vita sano per un benessere fisico, psichico e sociale, indispensabile per la loro crescita. Ragazzi in prima fila al teatro. I ragazzi dell'Istituto Rogasi solcano con entusiasmo le porte del Teatro Bellini di Catania e assaporano la bellezza della recitazione. Sentiamo. Grande partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Giuseppe Rogasi di Pozzallo al Teatro Bellini di Catania. La scuola ha voluto arricchire il bagaglio dei giovani studenti proponendo questa magnifica esperienza che ha visto crescere il loro interesse nei confronti di quest'arte. Gli alunni hanno conosciuto prima, attraverso lo studio del testo, l'opera letteraria del grande scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della Mancia. Successivamente hanno potuto vivere la messa in scena direttamente in uno dei più bei teatri, il Teatro Bellini di Catania. Da qui nasce la passione per molti giovani per il teatro e la Rogasi, sempre più attenta agli interessi dei suoi alunni, ha dato vita ad un progetto PON per conoscere alcune tecniche di recitazione e il musical, quest'ultimo grazie alla combinazione di recitazione, canto e ballo, è un genere molto apprezzato dal giovane pubblico.
Anche quest'anno l'Istituto Rogasi aderisce alle giornate di primavera FAI, adottando un sito all'interesse culturale. Quest'anno gli apprendisti ciceroni guideranno i visitatori alla scoperta di Palazzo Giorgio La Pira. Vediamo il servizio. Come ogni anno, l'Istituto Comprensivo Giuseppe Rogasi di Pozzallo ha aderito all'edizione della giornata FAI, Fondambiente Italiano, adottando dei palazzi o dei siti che rappresentano la storia del nostro paese. Quando nel 1993 si svolse la prima edizione delle giornate FAI di primavera, 50 luoghi aperti al pubblico in una trentina di città, era difficile immaginare che sarebbe diventato uno degli appuntamenti più importanti del panorama culturale italiano. In 25 anni i volontari hanno aperto oltre 11.000 luoghi in 4.700 città e sono stati coinvolti oltre 35.000 apprendisti ciceroni, studenti delle scuole medie e superiori, che accompagnano le visite. Le giornate FAI sono diventate dunque un appuntamento ambito, un evento nazionale di grande attrattiva, ma non per questo hanno perduto lo spirito originario. Quello di accompagnare gli italiani a scoprire la bellezza che li circonda e che spesso passa inosservata e viene dimenticata. Si protegge ciò che si ama e si ama ciò che si conosce, ci ricorda la fondatrice del FAI, Giulia Maria Crespi. Per questo le giornate FAI di primavera e d'autunno hanno un unico destino: diventare sempre più vive e vissute, avvicinando ancora più italiani alla bellezza dell'arte, della cultura e della storia. Il nostro istituto, per tale occasione, negli anni precedenti ha adottato Villa Marchese Tedeschi e l'attore Cabrera, impegnando la sua orchestra per allietare con le musiche le varie giornate e i suoi apprendisti ciceroni, tutti studenti della scuola media. Quest'anno il sito adottato sarà il Palazzo di Città, Palazzo Giorgio La Pira, e sarà un appuntamento molto interessante a cui partecipare con molto entusiasmo. Bene, questo era l'ultimo servizio. Il TG74 termina qui. Grazie e arrivederci. Bentrovati a una nuova puntata di A Scuola di TV. Oggi sono venuti a trovarci gli alunni della quarta B dell'Istituto Comprensivo Rogasi di Pozzallo. I ragazzi sono venuti qui oggi pomeriggio e hanno visto come si fa un telegiornale e hanno proprio fatto loro stessi un telegiornale, quindi hanno fatto questa esperienza un pomeriggio da giornalisti. Adesso li andiamo a conoscere uno per uno. Gaetano Montalto, Giovanni Galazzi, Giuseppe Monte, Pietra Matuna, Grossi Rosario, Giordanella Giorgio, Giada Menatta, Michela Della Bellino, Sofia Bombaci, Alessia Griscione, Giovanni Carasciato, Diego Mattia, Ucciardo Corrado, Grazia Di Stefano, Rosa Maria Fatima, Laura Susino, Muore Scala, Cesare Pitino, Salvatore Floridia, Donzella Angela. Insieme agli alunni ci sono anche le maestre e una professoressa che oggi appunto li hanno accompagnati e ci hanno seguito in questo percorso pomeridiano. Io sono Rosa Strano, Veronica Campanella, Antonella Giannone, Carmela Trascone. Allora bambini, sono sicura che questa esperienza è stata divertente per voi, ma c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Che cosa vi è piaciuto in particolare? Qualcuno? Cosa vuoi dire? Cosa ti è piaciuto in particolare? Mi è piaciuta questa esperienza, è stata molto bella, comunque mi è piaciuto tutto. Mi è piaciuta questa esperienza, averla svolta con i miei compagni ed è stata molto bella un'occasione. Vediamo se qualcun altro ci vuole dire qualcosa su questa esperienza. A me questa esperienza è piaciuta molto, soprattutto il telegiornale.
me mi è piaciuta molto questa esperienza e io ringrazio il canale 74 per averci accolto e anche la nostra preside, grazie Basile, per averci dato l'opportunità di fare un giornale. A me è piaciuta tanto l'intervista che ci hanno fatto i giornalisti di Canale 74. Niente che dire, tutto bellissimo, mi è piaciuto tutto. A me è piaciuto tutto, però la cosa che mi è piaciuta di più è stata il telegiornale. Io ringrazio tutti gli alunni della quarta B che sono stati oggi pomeriggio negli studi televisivi di Canale 74. Ringrazio anche le maestre e la professoressa Giannone che ci ha accompagnato oggi pomeriggio. Ragazzi, salutiamo tutti insieme al mio 3. 1, 2, 3. Ciao!